Torna il giro ciclistico del Val d'Arno dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. L'edizione numero 43 della gara ciclistica per dilettanti categorie Elite Under 23, che si disputerà il 6 settembre, è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Si correrà per la prima volta di lunedì e non come da tradizione il martedì. La manifestazione è organizzata dal gruppo sportivo Nuovo Pedale Figlinese, col patrocinio del Consiglio regionale della Toscana, che assicura anche un contributo economico alla manifestazione. La corsa si sviluppa su un percorso di circa 175 km. La partenza è intorno alle 13 in piazza Capanna di Incisa. Si parte con un anello da ripetere per 4 volte sulle strade di Incisa, con passaggio davanti a Casa Petrarca, poi il ritorno verso Figline, dove inizia il circuito finale da percorrere 10 volte. Sono davvero felice di poter ospitare qui questa presentazione a pochi giorni da questo importante evento, un evento che, come un po' lo spirito che abbiamo lanciato in questa consiliatura della nuova assemblea legislativa, è quella di guardare al futuro, di puntare sui giovani, di investire, diciamo, su quelli che saranno i talenti. Tanti importanti ciclisti che poi hanno fatto la storia di questo sport hanno partecipato e sono aggiudicati questa importante manifestazione. L'abbiamo voluto fare qui insieme, ringrazio il collega Benucci per avercela presentata, sono contento e anche il presidente Gianni ci sia. Dà il senso esattamente dell'importanza che ha lo sport per noi, l'importanza che abbiamo voluto dare anche mettendo risorse, per la prima volta 10 milioni di euro in questa direzione, e un grazie agli organizzatori. Non era scontato, l'anno scorso non è stata effettuata, non è semplice, le misure di sicurezza sono sempre tante da dover mantenere, lo sforzo organizzativo è stato ancora più grande, quindi ancora di più un grazie di cuore e sincero per l'importanza impegno che ci hanno messo, e sono certo che sarà una bellissima giornata di sport. Noi siamo la terra del ciclismo come sport popolare, siamo la terra di Bartali, di Nencini e dei campioni dei tempi nostri, pensate a Bettini, a Cipollini, a tanti atleti che in qualche modo hanno portato il ciclismo a essere sentito come lo sport più popolare, lo sport del contatto con il grande atleta, con la gente, proprio magari passando una borraccia dal bordo di una strada. E penso che in un territorio così bello, significativo come quello del Val d'Arno, dove c'è tanti appassionati, e voglio ringraziare il gruppo sportivo che organizza il Nuovo Pedale Figlinese, si ricorda e si riporta lo sport ad essere una delle attività più diciamo vicine alla gente, considerando che lo sport sta dando in Italia in questo momento il segno più forte della ripartenza, la vittoria degli italiani agli europei, le gesta degli atleti alle Olimpiadi, in questo caso penso al quartetto dell'inseguimento su pista guidato da Ganna. Anzi, voglio annunciare che in Toscana daremo il segno forte di un grande valore del ciclismo, sul ciclismo su pista, proprio nella legge di coesione che abbiamo approvato 3 mesi fa, abbiamo messo 1 milione per il velodromo a Firenze, proprio per incentivare il ritorno anche alla pista di tanti atleti giovani. Ecco, in questo contesto è una manifestazione sportiva che è simbolica di un nuovo modo di vivere quello che è il rapporto fra lo sport e il cittadino. Per noi questa gara è un pezzo della tradizione fondamentale delle feste del perdono, ma più in generale proprio del territorio, ed è anche un modo per far conoscere al territorio, per far conoscere il territorio, perché i giovanissimi corridori arrivano da tutta Italia, quindi per noi è un'occasione di grande sport e anche, perché no, di promozione. Un appuntamento importantissimo, la 43esima edizione, che finalmente riparte dopo il necessario salto dell'anno scorso. Siamo molto contenti ed è un segno di ripartenza anche questo molto importante. L'organizzazione è stata laboriosa perché, come si è detto, in questa pandemia ci sono un sacco di regole, un sacco di fogli da dover riempire, firmare, presentare, se tutto è in regola, tutto non è in regola. Infatti abbiamo dovuto spostare l'arrivo, non sarà più in piazza Marsilio Ficino come di solito era per 43 anni, ma lo abbiamo fatto al campeggio Girasole Club, quindi fuori dal paese, fuori da
da tante regole, diciamo, ecco, è in campagna, diciamo, è un arrivo in campagna, è un arrivo in salita. Il percorso è cambiato sempre perché non siamo potuti passare più dal centro storico, ma facciamo 11 giri dal campeggio, quindi di sotto l'arrivo passiamo 11 volte. L'inizio è incisa con i classici 4 giri da Casa Petrarca e poi il finale è lì nel circuito campeggio Figline di 12 km. È un bel segnale che si riparta con questa manifestazione che è una delle più prestigiose in termini sportivi del Valdarno. Il Valdarno ha una lunga storia di ciclismo che si è sempre manifestata in tante belle manifestazioni. Con la difficoltà e la pandemia tante non sono state fatte ed è bello oggi essere a presentare il 41esimo Giro del Valdarno che da Figline prende le mosse ed è nell'ambito dei festeggiamenti del perdono che sono giornate importanti per tutto il Valdarno fiorentino e aretino. Vogliamo pensare che questo sia un po' il modo di ripartire anche delle nostre comunità valdarnesi che ne hanno tanto bisogno. Un grande ringraziamento al comitato organizzatore perché organizzare le corse di questo livello non è uno scherzo e averlo fatto in questo momento è ancora più complesso e quindi è giusto sostenerli, è giusto anche presentarli in questa cornice che gli dà un respiro ben oltre il Valdarno. Siamo molto contenti perché l'anno scorso è stato un anno in cui abbiamo cercato di partire come ciclismo, ce l'abbiamo fatta con le gare individuali, però alcune manifestazioni avevano purtroppo dovuto cedere il passo. Quest'anno avevamo fatto un calendario molto impegnativo, l'abbiamo quasi tutto rispettato e sono contento che il Giro Nazionale del Valdarno ce l'abbia fatta. Devo ringraziare soprattutto tutto lo staff della società organizzatrice, ma anche tutte le autorità che si sono impegnate in questa manifestazione. È una gara delle più importanti, una gara monumento che in Toscana nella categoria Under 23 Elite è una delle più rappresentative, è stata vinta da corridori di altissimo livello, Bartoli, ma anche corridori stranieri tipo Popovic, e quindi per me è importante che questa manifestazione si sia realizzata. Il 6 sono sicuro che verrà fuori un vincitore di altissimo livello e soprattutto cade anche in un momento del calendario in cui ci si prepara all'europeo, che c'è la settimana successiva e poi dopo 2 settimane c'è il mondiale, quindi sarà un'indicativa che porterà tante indicazioni anche per il commissario tecnico Amadori che sarà presente alla manifestazione. Presentato a Palazzo del Pegaso il ricco cartellone per i 700 anni dalla morte di Dante, un viaggio che toccherà tutta la Toscana tra tradizione e innovazione, 100 giorni di eventi che vedranno un Dante divo, un attento ambientalista, un compagno di giochi per i più piccoli, un compositore di musica contemporanea e un avatar capace di tradurre la geometria dei volti in terzine. Tra i vari eventi c'è Dante in piazza, un progetto di teatro di strada che coinvolgerà 100 alunni delle scuole primarie di 5 comuni della Toscana per rendere i ragazzi protagonisti di una performance con gli operatori della compagnia Venti Lucenti, in cui verranno raccontati i tratti salienti della vita e dell'opera di Dante. Il progetto terminerà con la sfilata dei bambini in costume dantesco nelle vie del centro storico delle 5 città individuate e la visione partecipata alla rappresentazione teatrale dello spettacolo Dante Lirico Game, realizzato da Venti Lucenti in collaborazione col Maggio Musicale Fiorentino. Dante fu un grande innovatore, uno dei più grandi del suo tempo e noi vogliamo celebrarlo nei prossimi 100 giorni in maniera diffusa in tutta la Toscana, tenendo insieme tradizione e innovazione. Consentitemi di ringraziare la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, per aver contribuito alla realizzazione di un programma davvero innovativo. Noi voglio sottolinearvi 2 degli eventi, tanti, che ci saranno sul nostro territorio. Il primo sarà il Consiglio Solenne, che avrà luogo il 10 di settembre, insieme al Professor Casadei, al direttore degli Uffizi, al presidente Gianni. E poi una novità prima in Italia,
noi riusciremo attraverso un avatar di Dante, pensato e realizzato all'Università degli Studi di Pisa, che porteremo in diversi centri della Toscana, a raccontare qual è la nostra terzina. Questo verrà fatto riconoscendo i nostri occhi, le nostre labbra, e sarà un modo in cui ognuno di noi si porterà con sé una terzina di Dante. E poi alla fine di novembre a Grosseto e a Pisa uno spettacolo che parla di Dante attraverso la voce di Simone Cristicchi, uno spettacolo profondo, bello, che racconta il passato, il presente e il futuro. E poi tante iniziative con tante ragazze e tanti ragazzi nei comuni più piccoli della nostra regione, perché questa è l'idea che abbiamo, e Dante anche nel periodo del suo esilio dall'amata Firenze, con la presenza o con le parole, le poesie e i versi, ha raccontato la grandezza della nostra regione. E così l'obiettivo del Consiglio regionale, grazie alla lungimiranza del Presidente Mazzeo e di tutto l'Ufficio di Presidenza che ha sostenuto questa legge, è stato proprio quello di declinare queste celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante su tutto il territorio, perché la Toscana è fatta di molti campanili che denotano però in positivo passione, legame con il proprio territorio, senso di appartenenza. E allora Dante, che ha attraversato, come ci insegna il Presidente Gianni, moltissimi comuni, ha citato e ricordato moltissimi territori toscani, meritava questa declinazione che il Consiglio ha voluto offrire, nel segno di due principi fondamentali: un principio di innovazione, andando a cercare tra le varie proposte quelle più innovative nella celebrazione di Dante, e anche all'inseguimento delle generazioni, perché il valore del nostro patrimonio e della nostra identità culturale è quello di insegnare e trasmettere ai cittadini più giovani chi siamo e perché siamo così, che cosa c'è alle nostre spalle. Allora ecco, avremo un programma, come sentiremo tra breve, declinato per i più giovani attraverso la musica, dove i bambini saranno protagonisti attraverso un bellissimo progetto disseminato nei comuni più piccoli della Toscana attraverso le scuole. Ecco, un segnale importante in 100 giorni di attenzione per il territorio e di rinnovamento delle celebrazioni, perché celebrare questi grandi momenti e questi grandi personaggi non deve essere soltanto una maniera per coltivare, custodire per addetti ai lavori un patrimonio culturale, ma deve essere davvero il segno di ciò che ha ispirato la nostra cittadinanza, di ciò che è il genius loci, che ha reso i toscani quelli che sono. Ecco, allora noi vogliamo con questo obiettivo, in questo spirito, concludere questo anno di celebrazioni nel quale il Consiglio regionale della Toscana sarà protagonista. Da vicepresidente del Consiglio regionale sono soddisfatto di aver dato il mio contributo anche nel creare dei collegamenti con il territorio, perché abbiamo il dovere di sapere celebrare adeguatamente questo grande evento e con questa occasione dare anche sostanza a un'idea di Toscana diffusa, di creare sempre più delle liaison tra questo palazzo e il territorio e le amministrazioni comunali. Le risorse che sono state destinate dovevano essere investite in modo sobrio, e dobbiamo comunque avere sempre la consapevolezza del periodo difficile che viviamo, e con questo spirito che dobbiamo approcciarci a questo evento, cercando finalmente di rivedere le stelle, seguendo le parole del grande poeta.